Ciao a tutti e bentornati ai video sulle lezioni di astrologia. Questa volta parliamo degli aspetti che possono formare i pianeti nel tema natale, che poi sono gli stessi aspetti di transito. Personalmente considero semplicemente i principali, quindi la congiunzione che è neutra, l'opposizione e la quadratura che sono dissonanti, anche se in astrologia evolutiva io amo chiamarli sfidanti, definirli sfidanti, e poi quelli positivi che sono il sestile e il trigono. La congiunzione è neutra perché un po' dipende dal nostro vissuto personale, un po' dipende dalla natura del pianeta. Una congiunzione di Saturno tanto neutra non è, potrebbe essere molto impegnativa e sfidante. Una congiunzione di Giove o di Venere va un po' a tarallucci e vino, quindi tende ad essere positiva, a meno che non ci siano delle eccezionali ambivalenze nel nostro tema natale, perché Giove magari è la legalità, magari siamo latitanti, quindi passa Giove sull'ascendente e ci beccano, cioè ritorniamo alla ribalta, no? Quindi la legge fa il suo lavoro, la legge si appoggia al nostro personaggio pubblico, come dire, facendogli scontare il suo karma. Quindi questo vi fa comprendere anche quanto sia necessario conoscere a fondo la persona, a cui stiamo facendo il tema natale, di cui stiamo leggendo i transiti, perché bisogna contestualizzare. Ciascun transito è particolarissimo perché sviluppa quello che noi abbiamo messo sul piatto, proprio è caratterizzato esclusivamente dal nostro vissuto personale. Motivo per cui non si può fare un tema natale, secondo me, vero, che aiuti una persona. C'è chi è bravissimo, in realtà riescono a farlo. Personalmente ho bisogno di entrare nella psiche di quella persona e di capire dove andrà a parare con determinati passaggi e con una determinata energia. Ovviamente, siccome ci sono gli appassionati, mi chiederete: ma i transiti minori, il quinconcio, il sesquiquadrato, il semisestile? Ragazzi, allora, su di me e per l'esperienza che ho, ovviamente ognuno trae delle conclusioni in base all'esperienza che ha fatto. Per quanto mi riguarda, non hanno un grosso gioco e non hanno un grosso peso. Però ci sono delle eccezioni, quindi non li considero, perché essendo una Toro con luna in Toro sono pratica, cioè se una cosa funziona, si sente, si vede, fa porta il cambiamento, sì. Poi se vogliamo parlare, ma 2 minuti. Esistono però dei casi specifici per cui una persona ha dei pianeti isolati nel tema natale. Isolati significa che non hanno aspetti principali, quindi l'energia di quel pianeta è un po' bloccata, un po' isolata, non riesce ad esprimersi perché comunque non ha il dibattito. Anche se noi abbiamo delle quadrature, abbiamo delle grosse sfide tutti i giorni e quindi ci alleniamo tantissimo. Se voi guardate, io mi ricordo il tema natale di Valentino Rossi, vado a memoria. Ma uno presume che abbia un Marte, vista la carriera che ha fatto, no? Carriera sportiva sui motori, uno presume che abbia un Marte strepitoso. Invece, lessi di interpretazione per cui si faceva notare che aveva delle quadrature a quel Marte, adesso non le ricordo, poi se volete ci dedichiamo un video a Valentino Rossi. Sono andata a guardare, era vero. Questo proprio l'astrologo spiegava che aveva superato le sfide. Cioè la quadratura, l'ostacolo, si era talmente sforzato che aveva superato il suo limite e aveva acquisito, aveva fatto maturare quel Marte che apparentemente all'inizio della sua vita era leso, la sua volontà, la sua forza di volontà, la sua passione. Si sono talmente dedicati tutti i giorni al perfezionamento, no? Della guida della moto, poi di fatto, quindi tra una caduta e l'altra, capire dove sbagliava, quindi essere anche lucido, essere critico con se stesso, oltre che volenteroso, lo hanno portato a fare una carriera eccezionale. Quindi per quello il transito si chiama sfidante in astrologia evolutiva e non negativo, perché negativo ti metto un'etichetta che ti bolla e ti toglie anche le forze, ma soprattutto ti toglie la prospettiva, ti toglie la speranza. Invece si impara molto di più dai transiti sfidanti, dagli aspetti sfidanti, perché ci dobbiamo mettere il nostro, richiedono impegno, dedizione, che dai mega trigoni. Se ci fate caso, i temi natali pieni di trigoni, sì, la persona fa una vita tranquilla, però a volte è poco stimolata,
ad uscire dalla zona di comfort, ad andarsi a mangiare la vita a morsi e a raggiungerla. Quindi sicuramente un tema natale sfaccettato con le quadrature è fantastico. Quando però un pianeta è isolato, allora lì si va veramente a raschiare il fondo del barile, si cerca di vedere se fa degli aspetti minori, perché con chi li fa, e quindi ci sarà sicuramente un dialogo che va spinto, no? Perché come una persona che non dico che sia chiusa in casa, ma ovviamente vive poco, ok? Quella parte è un po'. Esistono queste cose isolate, però ragazzi, l'astrologia, gli astri inclinano e l'uomo determina. Io ho abbracciato l'astrologia evolutiva, che a volte creo, unendo la mia esperienza di crescita personale con l'astrologia e con l'età, tra l'altro, quindi assistendo, vedendo, osservando, comprendendo. Anche per quello che accade intorno a me, ad altre persone, dalle vite degli altri, come si può risolvere quella sfida astrologica, quel pianeta, quella situazione. Quindi ricordiamoci sempre che gli astri inclinano perché raccontano di un'energia, ma è l'uomo che determina, perché sulla Terra esiste il libero arbitrio. Quindi anche se abbiamo un pianeta isolato, con la buona volontà, con la costanza e con la dedizione, quell'area della nostra vita può svilupparsi. Quindi non credete mai a quelli che condannano, a quelli che dicono tu c'hai Plutone là, devi essere per forza così, tu sei per forza così, noi no, Plutone è trasformativo, esempio, no? Però c'è una vecchia astrologia, una vecchia mentalità che tendono a etichettare, bollare, ed è una maniera anche limitata, no? Proprio limitata, e non rende giustizia né dignità alla materia, ok? Perché seguendo l'astrologia possiamo veramente capire le energie che ci animano e dove possiamo andare a parare, qual è la portata della nostra missione. Quindi, dal mio punto di vista, è tutto un altro discorso. Quindi, per i pianeti isolati si vanno a guardare i transiti minori. Per chi ha trigoni, stellium, opposizioni, io non mi andrei tanto a perdere con il pelo, no? Il pelo nuovo, perché è come veramente guardare la pagliuzza nell'occhio del vicino quando abbiamo una trave. Io tendo ad essere pratica, la metto giù così. Quindi vi ricordo: congiunzione neutra perché dipende dal pianeta e dal nostro vissuto personale, quadratura e opposizione sfidanti, trigoni e sestili sono quelli, diciamo, i transiti più fortunati, no? Solitamente. La differenza fra opposizione e quadratura, perché me l'avete chiesta in molti. Allora, ragazzi, l'opposizione indica due energie proprio che si sfidano a duello, proprio come si fronteggiano, quindi si oppongono, proprio come mezzogiorno di fuoco, e quelli saranno rimasti 10 minuti a fissarsi, nel senso che si crea un blocco. Quindi l'opposizione è bloccante. Da proprio poco gioco. Ovviamente, siccome gli astri inclinano e l'uomo determina, si può sempre fare un lavoro, un percorso di consapevolezza e vedere che cosa si mette in moto nella nostra psiche, nel nostro corpo emotivo quando siamo bloccati, e risolverla da quel punto di vista. Quella è l'evoluzione della specie, insomma, è il superamento di una cosa che ci siamo ritrovati, di un dono, di una difficoltà, di una sfida da risolvere che ci ha donato la natura, che ci ha donato l'universo. Quindi l'opposizione è bloccante, si spera che ci siano i famosi punti di Talete, che sono quei punti che sono stati scoperti da Grazia Bordoni, che è un'astrologa italiana, e che sono quei due pianeti che si mettono in mezzo all'opposizione, facendo confluire l'energia lì, come se in un grande fiume si creassero dei canali di scolo, no? L'acqua che defluisce abbassa la portata magari dell'acqua e permette all'energia di defluire e quindi di andare in parti dove non sarebbe andata ad irrorare. Solitamente, faccio un esempio, se c'è un'opposizione Ariete-Bilancia, pianeti in Ariete, pianeti in Bilancia, i pianeti, i punti di Talete possono essere in Gemelli, possono essere in Sagittario, possono essere in Acquario, e questi sono quelli positivi. Possono essere anche in Cancro o in Capricorno. Là si crea una croce cardinale di sfida grande,
potrebbe esserci una croce e che la persona, se riesce, se si impegna e riesce a, come dire, ad armonizzare, no, queste dissonanze, queste solitamente grandi personalità hanno queste dissonanze in ogni, a croce, le grandi personalità che non soccombono alla sfida e che quindi sviluppano un talento che poi insomma è eccezionale. Quindi c'è una, la quadratura è invece un'energia diversa, è come se fosse una sfida quotidiana di natura completamente diversa, perché non è bloccante, è fastidiosa. È come se ogni giorno una persona dovesse correggere il tiro, dovesse correggere il tiro, dovesse correggere il tiro, finché non la sente più. Come vi accorgete se avete sciolto un'opposizione o una quadratura? Perché quando ci passano su Marte, Giove, Saturno, Urano, cioè pianeti che si fanno sentire, non succede un cinema a colori, cioè non risuccede quell'esperienza che solitamente in famiglia succede, quando vedete che non succede più, quando vedete che non incontrate più il partner narcisista dissonante, quando vedete che non litigate più con quel determinato familiare e avete smesso di rispondere alle provocazioni. Quando vedete che finalmente avete un buon rapporto con l'abbondanza, probabilmente si è sciolta una quadratura tra la seconda e l'ottava. Quando vedete che un transito non porta più scarogne, quando vedete che Marte opposto, Marte quadrato, non fa più succedere qualcosa di epico o di tragicomico, allora siete a buon punto. Quindi questo è. Spero di aver risposto a tutte le vostre particolarità. Ora voi mi chiederete, già lo so, qual è la differenza fra trigono e sestile. Si dice che il trigono sia più forte e il sestile sia un po' più moderato, però dipende anche dai pianeti. C'è chi dice che il sestile di Saturno, proprio per la natura composta del pianeta, sia molto più potente del trigono. E posso dirvi una cosa, confermo. Quindi sestile e trigono sono due aspetti positivi, sia nel tema natale che nel transito, come anche gli altri. Dipende dal pianeta. Un trigono di Giove, per esempio, se una persona è già un po' troppo gioviale, cioè ha già un Giove dominante, potrebbe portare agli eccessi, quindi volendo potrebbe essere molto interessante il sestile, potrebbe essere migliore, ok? Comunque, uno è più forte e uno è più misurato, il sestile è più misurato. Ragazzi, io spero di aver risposto a tutte le vostre, no, ma tutte non è possibile, insomma, una parte sufficiente delle vostre curiosità. Vi aspetto nei commenti, fatemi sapere gli argomenti dei prossimi video, le prossime curiosità che avete. Vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!